Allora, siamo di nuovo qui con i post-it di Luciano su Radio Roma Futura. Salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori, quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascolteranno in podcast. Li ringraziamo naturalmente. Oggi è il 16 marzo e 40 anni fa veniva sequestrato l'onorevole Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana, che andava in Parlamento per varare il primo governo con in maggioranza il Partito Comunista. Veniva sequestrato dalle Brigate Rosse, il sequestro durerà 55 giorni. Noi su questo manderemo un'intervista all'onorevole Grassi, che ha fatto parte della commissione sul caso Moro, presieduta da Fioroni, e quindi sarà un'intervista interessante, che appunto oggi ricorda quei momenti tristi in cui furono uccise i cinque agenti di scorta di Moro, carabinieri e poliziotti, e poi il sequestro di Moro per 55 giorni tenuto nella prigione, cosiddetta prigione del popolo. Segreti e cose che invece sono state appurate dalla commissione e comunque, diciamo, di pubblico dominio sono diventate. Io però vorrei cominciare con una piccola riflessione che riguarda quello che è successo, diciamo, alle elezioni, e poi ne parleremo anche con Roberto Di Giovan Paolo, e comincio con questa mia personale riflessione, tratta da quello che abbiamo letto in questi giorni, quindi qualcosa ci troverete di quello che si è detto e si è pubblicato. La politica ha esaurito la capacità di generare speranze. La speranza nasce da progetti, dalla credibilità e autenticità delle proposte stesse e di chi le avanza, da un'idea di mondo capace di convincere, appassionare e coinvolgere. Siamo come disancorati, preda del vento. La narrazione soppianta la storia, il gesto prevale sul pensiero, il segno sul significato, la rappresentazione sostituisce la rappresentanza. Cresce invece la possibilità della rete di generare contatti, relazioni e occasioni di democrazia diretta, almeno così sembra. La crisi ha riformattato il sociale e la politica, che non c'è stata, o meglio, è stata gregaria del presente. Il risultato è che ci sono i nuovi esclusi, il ribellismo della piccola borghesia che vede diminuito il suo ruolo sociale ed economico, e poi ci sono semplicemente individui dimenticati, isolati, sono folla, ma non trovano interlocutori capaci di traghettarli nel protagonismo politico. Scoprono che frustrazioni e miserie non si sommano, non diventano massa e forza politica. Ci sono invece due forze politiche relativamente nuove, quella leghista che coltiva e alimenta questo risentimento impaurito e gli fornisce bersagli: l'immigrazione, l'Europa, la globalizzazione. L'altra, quella grillina, nobilita questa rabbia e invidia sociale, portandola in politica così com'è, e anzi offre una grande lotteria in cui ognuno può partecipare e vincere una poltrona nelle varie istituzioni. Sono due rappresentazioni istintuali, di pancia, simmetriche, con linguaggi simili. Non propongono un cambiamento, ma, come dice Ezio Mauro, per esempio, una radicale sostituzione, una specie di giudizio di Dio in cui non conta chi arriva,
ma chi se ne va, o meglio, chi viene cacciato. Due proposte populiste, una ferocemente di destra, l'altra mimetica, mutante, di un qualunquismo anch'esso radicale, che ha pescato voti ovunque. Hanno vinto, ma non hanno i voti per governare. Chiedono agli altri quelle prove di responsabilità che loro hanno sempre negato nel passato. La vera responsabilità sarebbe quella, a destra, di separare quella destra populista da quella moderata, se esiste veramente, tra l'altro. Operazione che Berlusconi non ha mai voluto fare, e a sinistra rigenerare, ricostruire quanto si è perduto, molto più del voto, con un rapporto aperto, magari con una forma diversa da quella di un partito. Comunque la sinistra o si dà una dimensione europea, una organizzazione su base continentale, oppure scompare. Le difficoltà che incontra in tutti i paesi europei ne sono il preludio e la dimostrazione. Ma di questo continueremo a parlare, sia in questa trasmissione che in quelle altre che seguiranno. Ecco, questo era il mio breve pensiero, una sintesi appunto di cose che comunque avete qua e là trovato. Cioè, non è che bisogna essere per forza e fino in fondo originali. Ho sintetizzato quello che ho trovato in questa fase e quello che penso veramente. Quindi adesso mandiamo la prima canzone. Sì, visto che ne parleremo nel corso della trasmissione, vi proponiamo subito, in apertura, un brano tratto dalla colonna sonora del film La forma dell'acqua, l'ultimo bel film di Guillermo del Toro, pluripremiato agli ultimi Oscar. Ascoltiamo dunque Caterina Valente in Babalù. Quiero pedir a Babalú una negra muy santa como tú, que no tenga otra negra pa' que no se fuera. Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé. Babalú, una negra muy santa como tú. Tururú. Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé, a él lo quiero pedir, Babalú, ayé. Muy santa Babalú ayé, Babalú ayé, que tenga dinero y que no se muera. Babalú ayé, Babalú ayé, Babalú ayé. Allora, abbiamo ascoltato questa canzone che fa riferimento poi al film che commenteremo alla fine, e adesso mandiamo
differita naturalmente l'intervista che abbiamo fatto con l'onorevole Grassi, che diciamo è stato uno degli l'autore intanto della promotore della legge di istituzione della Commissione Moro, e quindi in questa giornata appunto particolare, perché proprio 40 anni fa, proprio in questa data, insomma il 16 di marzo, veniva rapito nella mattinata Moro, che poi fu tenuto per 55 giorni. L'intervista è molto interessante, e naturalmente di una persona, come si dice, informata sui fatti, è molto, molto, molto interessante. Poi sentirete l'intervista diciamo, quello che viene detto. Molte cose, diciamo, in questi giorni le varie trasmissioni hanno già reso note molte cose, però insomma chi ha fatto parte della commissione e ha sviscerato tutto quello che si poteva sapere, anche alcune cose che poi ancora lui parla di un 80% di conoscenza della vicenda Moro, a cui sono arrivati sia prima e sia anche con la commissione. Comunque, adesso mandiamo l'intervista all'onorevole Grassi. Allora, intervistiamo l'onorevole Grassi.